Benvenute e benvenuti alla terza e ultima parte del webinar Loescher e Danna dal titolo Relatività e trasformazioni geometriche. Il webinar rientra nella programmazione a supporto della didattica a distanza, promossa dalle case editrici Loescher e Danna, tenendo conto delle esigenze didattiche emerse a seguito dell'emergenza sanitaria che obbliga la chiusura delle scuole. Interverrà Salvatore Mattina, laureato in fisica. Insegna da circa 30 anni in un liceo scientifico, autore Loescher di libri di matematica per il triennio. Non mi rimane che augurarvi buon webinar e lascio la parola al professore. Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Benvenuti alla terza puntata di questo webinar su relatività e trasformazioni geometriche. Faccio un breve riassunto delle puntate precedenti, e del senso complessivo di questo webinar. Prima di tutto, chi è indirizzato? È indirizzato a studenti delle scuole superiori di quinto liceo che abbiano già studiato appunto la relatività e che insomma desiderosi di approfondire un pochino l'argomento e di guardarlo da una prospettiva un poco diversa rispetto a quello che normalmente si fa negli studi di fisica delle scuole superiori, che naturalmente va benissimo, ma insomma io credo che queste riflessioni possano essere di integrazione per gli studenti più curiosi e più interessati alla materia. Cosa abbiamo visto nelle puntate precedenti? Nella prima parte abbiamo visto come le trasformazioni geometriche, quelle che si insegnano al biennio, insomma, che riguardano le traslazioni, insomma, le cosiddette isometrie del piano, le traslazioni, le rotazioni, le simmetrie assiali, eccetera, le abbiamo guardate con l'occhio più del fisico, cioè con l'idea della relatività. Abbiamo detto fare un esperimento sul tavolo A o sul tavolo B, in un'altra stanza deve portare gli stessi risultati. Abbiamo anche sottolineato che cosa? Che tutto ciò è frutto naturalmente di un certo modo di guardare il mondo, cioè di una certa cosmologia, e quindi abbiamo brevemente, troppo brevemente, ma insomma il tempo è quello che è, abbiamo parlato un po' della cosmologia di Giordano Bruno e anche delle sue conseguenze, del cosmo greco, di come la cosmologia di Bruno sia davvero rivoluzionaria in rapporto a quella che era la cosmologia greca e che abbia portato alla possibilità, anche solo mentale, concettuale, di fare esperimenti diversi in luoghi, in punti dello spazio diversi, in punti dello spazio diversi, con orientamenti diversi, quindi il concetto di uno spazio infinitamente esteso, omogeneo e isotropo, come base fondamentale della fisica, del mondo, e quindi la possibilità di fare esperimenti in diversi punti. Abbiamo anche visto, sempre nella prima lezione, come, cosa che è importante per quello che faremo oggi, come conoscendo alcune caratteristiche dello spazio, segnatamente la metrica, conoscendo la metrica sia possibile ricavare le trasformazioni. Abbiamo visto un calcolo in cui dall'invarianza della somma dei quadrati delle coordinate siamo riusciti a ricavare le formule delle rotazioni del piano. E calcolo che ci tornerà utile. Nel senso che oggi ne vedremo una specie di versione, una specie di replica un pochino modificata, ma che però segue lo stesso sviluppo concettuale. Nell'incontro successivo, nel webinar successivo, abbiamo parlato di come queste idee possano essere utilizzate, diciamo, in senso inverso. Perché? Perché abbiamo visto che
Le trasformazioni geometriche, le trasformazioni galileiane, possono essere utilizzate per trovare gli invarianti. Quindi, se nella prima lezione siamo passati dagli invarianti alle trasformazioni, nel secondo webinar siamo partiti dalle trasformazioni galileiane, dal principio di relatività galileiano, e abbiamo poi dedotto tutta una serie di invarianti che sono geometrici e fisici. Geometrici perché le trasformazioni sono comunque un elemento che ha un carattere fondamentalmente geometrico. Fisici perché abbiamo trovato, ad esempio, che un invariante importantissimo delle trasformazioni galileiane è l'accelerazione. E abbiamo visto come questo naturalmente apre un po' la strada alla fisica di Newton, che è una fisica in cui le accelerazioni risultano proporzionali alle forze, quindi a queste azioni occulte che sono le forze newtoniane. Verso la fine del secondo webinar abbiamo anche parlato un po' della relatività einsteiniana e abbiamo visto come Einstein che cosa fa in fondo. Ci eravamo lasciati dicendo che Einstein è sì un rivoluzionario, ma è un rivoluzionario suo malgrado, nel senso che per ciò che riguarda i postulati della relatività ristretta, questi postulati sono esattamente nella linea di pensiero sviluppata da Giordano Bruno, Galilei e Newton. Perché? Perché il primo postulato non è nient'altro che il principio di relatività galileiana. E il secondo postulato, l'invarianza della velocità della luce, non è nient'altro che una sorta di correzione della relatività galileiana. Quindi, benissimo la relatività galileiana, però la luce è invariante, la velocità della luce deve essere la stessa per tutti gli osservatori inerziali. Abbiamo anche visto che questo postulato può essere, diciamo così, porta immediatamente ad individuare un invariante che è un invariante che ha delle caratteristiche geometriche. Vediamolo subito, quindi ci riallacciamo adesso. Ecco. L'invariante che abbiamo introdotto nel webinar precedente, alla fine del webinar, è nient'altro che il quadrato di C per T, C è la velocità della luce, T è l'intervallo di tempo. Se volete, io assumo sempre, per semplicità di scrittura, che assumo sempre un istante iniziale che sia T uguale a 0, così come un'origine delle coordinate che sia x uguale a 0. Però dove c'è scritto T dovete immaginare delta T, e dove c'è scritto x dovete immaginare delta x, ma comunque per semplicità di scrittura possiamo dire che C per T al quadrato meno x al quadrato è invariante. È invariante, cioè è lo stesso per tutti gli osservatori. Quindi, per tornare a Galileo, se abbiamo la nave ferma e la nave in moto, ecco, queste due navi vedono la stessa velocità della luce e se misurano le coordinate di un determinato fenomeno, abbiamo fatto l'esempio di un aeroplano che si muove, ne misurano appunto l'intervallo di tempo e lo spazio delta x percorso, ottengono per quella quantità esattamente gli stessi valori. Questa quantità ha le dimensioni di una lunghezza al quadrato, perché c per t è una lunghezza, quindi ha tutto l'aspetto di una metrica, di un qualcosa che sembra essere proprio una metrica. Noi siamo abituati alla metrica come la somma dei quadrati delle distanze. Adesso faremo una cosa da un punto di vista matematico abbastanza semplice, però concettualmente importante, un passo importante. Introdurremo una coordinata cartesiana y uguale a c per t. E quindi scriveremo la condizione di invarianza come y al quadrato minuscolo meno x al quadrato
uguale a y maiuscolo al quadrato meno x al quadrato. Nel piano cartesiano la situazione era formalmente identica, concettualmente diversa naturalmente, perché qui c'è di mezzo il tempo, tant'è vero che poi si parla di spazio-tempo, ma da un punto di vista formale, da un punto di vista matematico, le differenze che noi abbiamo quali sono? Nel piano cartesiano abbiamo la somma dei quadrati delle coordinate che è invariante, mentre per ciò che riguarda lo spazio-tempo avremo la differenza dei quadrati delle coordinate, che non cambia e che è la stessa per tutti gli osservatori. Ora, che cosa faremo? Faremo la stessa cosa che abbiamo visto nel primo webinar. Però, anziché partire dalla somma dei quadrati, partiremo dalla differenza dei quadrati. Quindi il calcolo ricalcherà esattamente i passi visti nel primo webinar. Cosa otterremo? Anziché ottenere le rotazioni del piano, otterremo quelle trasformazioni geometriche che mantengono invariata la differenza dei quadrati delle coordinate. Queste trasformazioni geometriche sono note come trasformazioni di Lorentz. In realtà, da un punto di vista storico, le trasformazioni di Lorentz erano ben note ad Einstein prima di questi lavori sulla relatività. Perché? Perché Lorentz scoprì che le equazioni di Maxwell erano appunto invarianti per determinate trasformazioni che sono poi state chiamate trasformazioni di Lorentz proprio per questo motivo. Quindi in realtà le formule erano già note da un punto di vista storico, erano già state trovate da Lorentz ed erano ben note ad Einstein. Però qui noi ci occupiamo di una questione più concettuale, L'idea è proprio di far vedere come ci sia per così dire, un filo rosso che congiunge la matematica delle trasformazioni geometriche alla fisica, alla relatività. È un modo anche, a me piace spesso dire, parlandone con gli studenti, che gran parte della relatività di Einstein non è nient'altro che geometria. Non è esattamente fisica, è geometria. Diventa poi più fisica nel momento in cui si comincia a parlare di dinamica relativistica, nel momento in cui si comincia a ragionare di quantità di moto relativistica, di energia e quindi la famosa scoperta della relazione fra massa ed energia. E va bene, naturalmente, quando poi si parla di dinamica, si entra con tutti e due i piedi, diciamo così, nella fisica. Ma gran parte della teoria è il preparare una specie di teatro geometrico. Non so se mi spiego. Quando Giordano Bruno rompe con la cosmologia greca, prepara un teatro geometrico che è lo spazio tridimensionale. Spazio tridimensionale. Questo spazio tridimensionale è uno spazio in cui poi si fa la fisica e si fa la fisica di Newton, in particolare. La relatività. Una parte della relatività, una parte forse però più fondante, insomma, quella che fa capo ai due postulati, prepara l'arena dei fenomeni, come posso dire, una sorta di teatro dei fenomeni che non è più semplicemente il teatro tridimensionale, ma diventa un teatro che ha quattro dimensioni. Quindi, in qualche modo Einstein, e non solo Einstein, dobbiamo citare anche Minkowski, perché poi in realtà queste questioni che riguardano lo spazio-tempo sono in gran parte dovute a un maestro di Einstein, un maestro di matematica di Einstein, che fu Minkowski. Dicevo, un teatro a quattro dimensioni, quindi la prima parte della relatività, che è la parte però fondativa, riguarda più la geometria, cioè viviamo in un mondo che non è fatto di tre dimensioni, ma che di dimensioni ne ha quattro, e in cui
in cui gli invarianti, quindi le grandezze che sono identiche per tutti gli osservatori, sono particolari. Vedete che qui stiamo lavorando con un invariante che è dato dalla differenza dei quadrati delle coordinate. Ora io vi annoierò un po' con un calcolo che però vi devo dire è un calcolo che mi piace, quindi spero possa piacere anche a voi. È un pochino complicato, in che senso? Non da un punto di vista concettuale. Dal punto di vista concettuale è lo stesso calcolo che abbiamo già visto nel primo webinar. Però intervengono delle funzioni che non sono molto popolari, non sono molto popolari perlomeno negli studi liceali. Anche se piano piano stanno entrando, soprattutto attraverso certi temi d'esame che ho visto negli anni scorsi, nei licei scientifici, nella seconda prova dei licei scientifici. Comunque, andiamo con ordine. Allora, noi cerchiamo delle trasformazioni geometriche, di nuovo, che siano lineari, quindi vedete, quattro parametri ABCD. Vogliamo però che queste trasformazioni conservino la differenza dei quadrati e delle coordinate. Usiamo il solito metodo. Il metodo è il seguente: sostituiamo al posto delle coordinate maiuscole le espressioni al secondo membro, quindi al posto della x maiuscola sostituiamo ax più by e al posto della y maiuscola sostituiamo cx più di y. In questo modo. Svolgiamo i quadrati. Qui ho già svolto i quadrati e ho raccolto i termini dello stesso tipo, i monomi dello stesso tipo, insomma. E poi ho usato il principio di identità dei polinomi. Per il principio di identità dei polinomi vedete che deve essere a al quadrato meno c al quadrato uguale ad 1. Perché vedete che qui abbiamo meno 1 che è il coefficiente di x quadro, che deve essere uguale a c al quadrato meno a quadro. Cambiando di segno abbiamo questa prima riga. Poi facciamo lo stesso discorso con le coordinate di y quadro e abbiamo d2 meno b2 uguale a 1. Infine deve essere cd meno ab uguale a 0 perché a primo membro non abbiamo il termine in xy. E quindi otteniamo un sistema di tre equazioni con quattro incognite. Un sistema molto simile a quello che avevamo visto a proposito delle rotazioni, quando abbiamo parlato del piano cartesiano. La differenza è che avevamo un segno più, mentre ora abbiamo il segno meno. Un po' come accade proprio anche per gli invarianti di cui stiamo parlando. Non abbiamo più il segno positivo, ma abbiamo il segno negativo fra i quadrati delle coordinate. Come procediamo allora per risolvere questo sistema? E qui, appunto, gli studenti interessati a questi discorsi che stiamo facendo devono, arrivati a questo punto, un pochino devono fare un piccolo sforzo, cioè devono andare a cercare delle funzioni, devono andare a cercare delle funzioni tali che la differenza dei quadrati sia uguale a 1. Ricordate, nel caso del piano cartesiano, abbiamo cercato delle funzioni tali che la somma dei quadrati fosse uguale ad 1. Queste funzioni per cui la somma dei quadrati è 1 sono ben note allo studente liceale, perché richiamano subito alla mente la relazione fondamentale della trigonometria, e quindi i ragazzi subito comprendono che si tratta delle funzioni seno e coseno. Quando c'è di mezzo la differenza dei quadrati, invece, non sempre, anzi per mia esperienza, poi però non so, può darsi anche che le cose siano invece più diffuse di quanto io sospetti, però non sempre si studiano le cosiddette funzioni iperboliche, cioè le funzioni per cui non la somma dei quadrati, ma la differenza dei quadrati
è pari ad 1. Queste funzioni sono importanti perché parametrizzano non la circonferenza, ma l'iperbole. E sono le famose funzioni seno e coseno iperbolico. Io adesso, per ragioni di tempo, le do abbastanza per scontate. Ma è chiaro che lo studente che si vuole occupare di questa cosa deve fare un piccolo sforzo, cioè deve andare a guardarle, a vederle. Brevemente vi dico come sono definite. Il coseno iperbolico di alfa sarà dato di una certa variabile, chiamiamola x, questa variabile che è più facile. Il coseno iperbolico di x è dato da e alla x più e alla meno x diviso 2. Il seno iperbolico invece è dato da e alla x meno e alla meno x diviso 2. Si dimostra molto facilmente che la somma dei quadrati, ed è un compito semplice per lo studente, che la differenza dei quadrati, quindi il coseno iperbolico al quadrato di una certa incognita, di una certa variabile alfa, coseno iperbolico al quadrato di alfa, meno il seno iperbolico al quadrato di alfa è uguale ad 1. Così come si dimostrano molto facilmente tutta una serie di proprietà di queste funzioni iperboliche che sono molto simili alle proprietà delle funzioni goniometriche, molto simili. Questo è il motivo per cui, pur essendo funzioni esponenziali, perché sostanzialmente sono funzioni esponenziali, in realtà si utilizzano le denominazioni seno e coseno. Anche se iperbolici sono comunque seno e coseno, perché ad esempio valgono le formule di addizione e sottrazione degli archi praticamente identiche. Ogni tanto si incontra un segno meno, naturalmente, non sono esattamente identiche, però molto simili, molto simili. Alcune formule proprio identiche, come quelle che vedremo adesso. Bene. Allora, dicevo, la strategia è sempre la medesima, cioè se io ho che a quadro meno c quadro è 1, cosa faccio? Pongo a uguale al coseno iperbolico di un certo alfa. Alfa non è un angolo, però per motivi così suggestivi, ho preferito utilizzare alfa. Forse persino un angolo, ma adesso non mi interessa andare a indagare esattamente su cosa sia alfa, però l'idea è quella di far capire che tutto sommato stiamo deducendo un qualcosa che è simile alle rotazioni. Sono forme particolari, forme speciali, astratte di rotazioni. Allora, al posto di A possiamo scrivere coseno iperbolico di alfa, al posto di C seno iperbolico, in modo tale che la prima equazione sia soddisfatta. E poi facciamo lo stesso lavoro con la seconda equazione. E quindi avremo per D il coseno iperbolico di beta e per B il seno iperbolico di beta. E poi sostituiamo, scusate se faccio avanti e indietro fra le due diapositive, sostituiamo nella terza relazione. Quindi, utilizzando le funzioni iperboliche, la prima e la seconda equazioni sono identicamente soddisfatte. Noi passiamo dai quattro parametri ABCD ai due parametri alfa e beta. Sostituendo nella terza equazione, troviamo una relazione molto semplice tra alfa e beta e quindi rimarremo con un solo parametro libero. Ecco qua. Abbiamo, vedete, si ottiene seno iperbolico di alfa per coseno iperbolico di beta meno seno iperbolico di beta per coseno iperbolico di alfa uguale a 0 e questo in virtù delle formule di cui vi stavo dicendo, delle formule di sottrazione degli archi, diciamo così, per le funzioni iperboliche, quindi per le proprietà delle funzioni iperboliche, possiamo scrivere seno di alfa min beta uguale a 0. La formula è praticamente identica a quella delle funzioni goniometriche. E per le proprietà della funzione seno iperbolico, che è una funzione dispari, sempre crescente, e che passa per l'origine, quindi interseca gli assi cartesiani solamente nell'origine, questa relazione seno iperbolico di alfa min beta uguale a 0 ha una sola soluzione, quindi situazione persino più semplice che nel caso delle funzioni goniometriche, e questa relazione è alfa uguale a beta. E quindi
E quindi le nostre trasformazioni che conservano la differenza dei quadrati sono quelle che ho riportato adesso, qui verso la fine di questa diapositiva. Alfa uguale a beta vuol dire che poi dove c'è beta scrivo alfa e riporto pari pari le funzioni iperboliche che abbiamo introdotto. C'è un solo parametro libero che è alfa. Queste formule, le vedete, insomma, non sono così diverse le rotazioni. Adesso, naturalmente, sono diverse sotto molteplici aspetti, perché, vi ripeto, le funzioni iperboliche sono funzioni esponenziali, alfa non è esattamente l'angolo di rotazione, è una cosa diversa, y non è una coordinata cartesiana classica, ma è c per t, ma insomma stiamo andando però, direi, per analogie col piano cartesiano, con delle correzioni. Vedete, abbiamo trovato queste trasformazioni. Queste trasformazioni scritte in questa forma sono già le trasformazioni di Lorentz. Cioè, sui testi di fisica teorica trovate che queste trasformazioni sono riconoscibili, identificabili con le trasformazioni di Lorentz. Però chiaramente sono astratte, sono una sorta di rotazioni nel piano spazio-temporale. In qualche modo quello che stiamo facendo, se immaginate un piano cartesiano in cui avete un asse x e al posto dell'asse y mettete c per t, quindi mettete il prodotto della velocità della luce per il tempo, come abbiamo fatto. Se immaginate un piano cartesiano di questo tipo, in cui le distanze non si misurano più sommando i quadrati delle componenti, ma sottraendo i quadrati delle componenti, allora le rotazioni in questo piano spazio-temporale sono esattamente quelle in cui avete, ma al posto delle funzioni circolari, avete le funzioni iperboliche. Sono difficili, nel senso che le funzioni iperboliche purtroppo non ci sono molto familiari, però non sono tanto diverse da quelle formule a cui siamo abituati, in cui abbiamo seno, coseno, insomma, cambia un segno, naturalmente, le funzioni sono circolari, ma ricordano molto le rotazioni del piano. E vedete, questo è un aspetto squisitamente geometrico, però naturalmente ogni tanto si deve fare anche un po' di fisica. E quindi adesso ci occuperemo del seguente problema. Quelle trasformazioni che sono squisitamente geometriche, che contengono un parametro alfa, le vogliamo scrivere non più in funzione del parametro alfa, ma in funzione del parametro U, dove U è la velocità, diciamo, relativa delle due navi. Cioè, torniamo adesso, facciamo un passo indietro. Facciamo un passo indietro. Cioè, ragioniamo ora in questo modo. Torniamo alla situazione in cui abbiamo la nave ferma e la nave che si sta muovendo con velocità U rispetto alla nave ferma, e naturalmente si muove di moto rettilineo uniforme. L'origine del sistema che si muove, l'origine della nave che si sta muovendo, si muove con velocità u. Le coordinate di questa origine che possiamo chiamare O', questa origine che possiamo chiamare O' saranno, e beh, per quanto riguarda la x, saranno u per t. Queste sono le coordinate dell'origine della nave. Immaginate di essere fissi sulla nave ferma. Guardate l'altra nave che si sta muovendo. Questa nave si muove di moto rettilineo uniforme con velocità u, quindi la sua coordinata x sarà u per t. La sua coordinata y è c per t, perché abbiamo definito la y come il prodotto della velocità della luce per il tempo. Quindi queste sono le coordinate della nave che si sta muovendo vista dalla nave ferma. Se noi sostituiamo adesso, scusate se rimbalzo ancora indietro, se sostituiamo nella prima equazione, guardate qui la prima equazione delle trasformazioni di Lorentz, la prima. Che cos'è x maiuscolo? X maiuscolo
È la coordinata cartesiana, insomma, è la posizione della nave che si muove rispetto a se stessa. Quindi x maiuscolo è 0, perché è la coordinata della nave in movimento vista dalla nave stessa che si muove, e quindi ovviamente l'osservatore che è sulla nave in moto si ritiene fermo, e quindi x maiuscolo, e si ritiene fermo nell'origine, x maiuscolo è 0. Al posto di x minuscolo possiamo sostituire, abbiamo detto, u per t, e al posto di y minuscolo sostituiamo c per t, dove c per t è è la coordinata, diciamo così, temporale, prodotto della velocità della luce per il tempo. Se sostituiamo, la vedete, otteniamo questa semplice equazione. 0 è uguale a u per t per il coseno iperbolico di alfa più c per t per il seno iperbolico di alfa. Ora, naturalmente, t è diverso da 0, quindi lo semplifichiamo e troviamo che la tangente iperbolica di alfa è meno u fratto c, dividendo, che cos'è la tangente iperbolica? È il rapporto fra il seno iperbolico e il coseno iperbolico, esattamente come la tangente goniometrica, quindi niente di nuovo. La tangente iperbolica risulta essere meno u fratto c. E vedete che questa formula è proprio una formula che lega alfa, il parametro alfa che a me piace chiamare parametro geometrico, alfa è un parametro geometrico nello spazio-tempo, viene legato a un parametro u che invece è un parametro fisico, perché è la velocità con la quale la nave si sta muovendo rispetto al riferimento che noi possiamo convenzionalmente ritenere ferma. Se la tangente iperbolica è meno 1 su c, con qualche piccolo sforzo di calcolo, sul quale però non ho intenzione di insistere, ma insomma con qualche identità molto simile, per non dire identica, no, forse c'è un segno diverso, insomma con quelle identità molto, molto semplici, per esempio nel caso della goniometria noi abbiamo che 1 diviso il coseno al quadrato di alfa è uguale a 1 più la tangente al quadrato. Una cosa simile accade anche per le funzioni iperboliche, c'è un segno di differenza. Allora, usando questa identità, si può passare dalla tangente iperbolica al coseno iperbolico e si scopre che il coseno iperbolico di alfa non è nient'altro che 1 diviso la radice quadrata di 1 meno u quadro su c quadro, cioè il famoso fattore gamma, che i ragazzi già conoscono, il ragazzo che segue queste lezioni, diciamo, deve essere già familiare col fattore gamma. Io sconsiglio di fare questo tipo di lezioni come primo approccio alla relatività. Secondo me è molto meglio se il ragazzo ha già studiato tutto, e allora può vederlo come una forma di approfondimento delle cose che ha studiato. Allora vedete che è saltato fuori, come per magia, il famoso fattore gamma, 1 sulla radice quadrata di 1 meno u quadro su c quadro. Con un piccolo calcolo, il seno iperbolico di alfa è dato dalla tangente iperbolica per il coseno, quindi siccome la tangente iperbolica è meno 1 su c, il seno iperbolico non è nient'altro che meno 1 su c per gamma. Andando a sostituire nelle formule, e dividendo per la velocità della luce, dividendo la prima equazione per la velocità della luce, si trovano le trasformazioni di Lorentz nella forma che viene riportato, nella forma che viene riportata sui libri, sugli ottimi libri di testo di fisica del liceo, e su tutti, naturalmente, tutti i manuali universitari. Insomma, sono le celebri trasformazioni di Lorentz scritte
in modo tale che compaiono solamente parametri fisici. Allora vedete che sono formule eminentemente fisiche, abbiamo velocità, abbiamo tempo, insomma, velocità della luce, velocità della nave, sono tutti parametri fisici e ovviamente queste formule vanno benissimo, però sembrano formule, non so se voi, sembrano formule un po' strane, un po' complicate, insomma, non leggibilissime, almeno. Non per me, non so. Se invece voi guardate queste, ecco, che sono le stesse formule, sono esattamente le stesse formule, solo che abbiamo cambiato il parametro. Se voi guardate queste, queste da un punto di vista geometrico le leggiamo molto meglio. Oh, e brevemente è importante naturalmente capire che se la velocità u è piccola in confronto con la velocità della luce, si ottengono le trasformazioni galileiane. Né più né meno. Perché u su c quadro può essere trascurato, gamma è circa 1, quindi avremo t' uguale a t, avremo t' uguale a t, e poi x' uguale x meno ut. Questo è molto importante, secondo me, anche per far capire che tutto sommato la relatività di Einstein è, almeno se la guardiamo da questo angolo, è una correzione della relatività galileiana. Non è una rivoluzione, è una correzione. Ciò che è rivoluzionario sono le conseguenze. Le conseguenze sono effettivamente notevolissime. Io adesso ve le esporrò brevemente, queste sono un piccolo campione. Sono alcune delle conseguenze che discendono direttamente dalle trasformazioni di Lorentz. C'è ben altro, naturalmente, ci sono anche, ci sarebbero altre cose da dire, però il tempo a disposizione è quello che è. Poi, tutto sommato, il tema del webinar è la relazione tra le trasformazioni geometriche e la relatività. E allora io ho pensato di mettere un paio di conseguenze immediate delle trasformazioni geometriche, anche se poi ci sono conseguenze più profonde, naturalmente. Quindi va bene. Comunque, cominciamo. Queste conseguenze dovrebbero essere già note allo studente di quinta liceo. Più che altro, quello che farò adesso le dedurrò direttamente dalle trasformazioni e poi farò vedere magari un esempio. Allora, supponiamo di avere due eventi simultanei. Cosa sono due eventi simultanei? Sono due eventi che in un certo riferimento accadono nello stesso istante. Supponiamo, ad esempio, che T asterisco sia la coordinata temporale di questi due eventi, comune ai due eventi. I due eventi però accadono in due posti differenti. Tanto per essere chiari, potremmo fare un esempio molto semplice. Supponete di lasciar cadere due oggetti e i due oggetti toccano terra, due palline, le due palline toccano terra simultaneamente, però in due posti diversi. Quindi, noi siamo sulla nostra nave, mettiamoci sul ponte della nave stavolta e facciamo finta che l'aria non conti nulla. Ci mettiamo sul ponte della nave. Facciamo cadere due palline. Le due palline toccano il ponte della nave simultaneamente, nello stesso istante. Cosa vede l'osservatore che si sta muovendo di moto rettilineo uniforme rispetto a noi? Per capire cosa vede questo osservatore, noi usiamo le trasformazioni di Lorentz, che sono proprio le trasformazioni che permettono ai due osservatori di comunicare. Come abbiamo visto anche nella prima lezione, l'idea delle trasformazioni geometriche è proprio questa. Se io ho determinate coordinate, le voglio tradurre nelle coordinate di un osservatore, che ne so, traslato, ruotato, eccetera. Ora, questo stiamo noi facendo con le trasformazioni di Lorentz. Stiamo traducendo le coordinate di due punti nello spazio-tempo. Questi possono essere visti come due punti nello spazio-tempo, stiamo scrivendo queste coordinate in termini delle coordinate spazio-temporali di un altro osservatore.
Le trasformazioni di Lorentz fanno questo lavoro per noi. E in effetti, quello che succede, basta sostituire nella prima equazione e si trovano queste due formule. Ho fatto un errore, mi chiedo scusa, dove ci sono T1 e T2 avrei dovuto mettere T asterisco. Vabbè, lo dico a voce, sperando che rimanga. Dove ci sono T1 e T2 avrei dovuto scrivere T asterisco, chiedo scusa per l'errore. Se sottraggo membro a membro, se sottraggo membro a membro, quello che succede è che quello che ottengo è che delta T', la differenza, l'intervallo di tempo fra i due eventi, è diverso da zero. In altre parole, per fare l'esempio delle palline, le due palline toccano terra simultaneamente per la nave, sulla nave ferma, ma quando sono viste dalla nave in moto, e quando la nave in moto guarda la scena di noi che lasciamo cadere le due palline, ecco, dalla nave in moto le due palline toccano terra in istanti diversi. Questa è una cosa a cui noi facciamo fatica a credere. Lo so. Però la relatività è controllatissima da un punto di vista sperimentale. Si fa fatica a crederlo, ma è una cosa che è accettata dalla comunità scientifica e ci sono davvero tantissimi controlli al punto che oggi con la relatività funzionano i nostri telefoni, per esempio, i nostri telefoni cellulari, gli aeroplani, insomma, sono tantissime applicazioni. Un altro esempio molto noto sulla relatività della simultaneità può essere il seguente. Immaginiamo di lanciare due lampi di luce, siamo nel punto medio di una stanza, di un vagone, anzi, il punto medio di un vagone del treno. Per noi il vagone è fermo. Il vagone è fermo. Lanciamo i due lampi di luce. I due lampi di luce, aprono le porte del vagone e le aprono simultaneamente. Perché le aprono simultaneamente? E beh, perché percorrono la stessa distanza, che è metà della lunghezza del vagone, arrivano quindi nello stesso istante sul sensore fotoelettrico e quindi le porte si aprono simultaneamente. Per noi che siamo dentro il vagone, siamo seduti nel punto medio del vagone, ma cosa vede l'osservatore che magari è seduto sulla panchina della stazione e che vede passare il vagone? Guardate bene, il vagone può passare anche piano, eh? Se il vagone passa piano l'effetto è piccolo e non ce ne accorgiamo. Se passa veloce l'effetto è grande e ce ne accorgiamo e come. Purtroppo i vagoni nostri passano sempre piano, ma comunque, comunque l'effetto esiste. E che cosa succede? E succede quello che abbiamo appena visto, cioè che per l'osservatore seduto sulla panchina che vede passare il vagone, le porte si aprono in istanti differenti, non più simultaneamente, ma in istanti differenti. Una porta si apre prima e l'altra si apre dopo. Non solo, ma più il vagone va veloce e più questa distanza temporale aumenta. Quindi può succedere veramente che i vagoni si aprono visti dalla panchina della stazione sulla quale siamo seduti, può succedere che le porte del vagone si aprono anche a distanza di minuti. E perché no, se il vagone passasse a velocità davvero prossima a quella della luce, anche a distanza di secoli? Perché se andate a vedere la formula, ottenete qui gamma è grandissimo, se U è molto vicina a C, gamma può diventare grandissimo, e diciamo che fa in modo che il delta T' possa crescere a dismisura. Sì. Ultima cosa di cui volevo in questi pochi minuti, c'è il famoso esempio della dilatazione del tempo. Prendiamo due eventi che stavolta, anziché avere la stessa coordinata temporale, abbiano la stessa coordinata spaziale, che ho indicato con x asterisco. Stavolta non ho sbagliato, vedete che abbiamo x asterisco nella stessa formula di prima. Se sottraiamo membro a membro, una conseguenza immediata appunto delle trasformazioni di Lorentz è
è la famosa, la celebre legge di dilatazione del tempo. Che cosa vuol dire questa legge? Vuol dire che, per fare un esempio, noi che siamo fermi l'uno rispetto all'altro e siamo in un sistema di riferimento che possiamo considerare fermo, per noi questo webinar dura un'ora. Per un osservatore che segue queste lezioni, non so come possa fare, ma insomma, segue queste lezioni guardandole intanto che passa in bicicletta, tanto per dire, per lui in realtà queste lezioni durano di più. Ora, il fattore gamma alle velocità delle biciclette è praticamente 1, ma in realtà il fattore gamma può essere anche. Può diventare grandissimo. Questa legge di dilatazione del tempo, che è veramente sconcertante, anche se quella precedente è anche peggio, secondo me, questa legge di dilatazione del tempo è stata controllata sperimentalmente con grande cura, anzi, mi piace dire che è stata controllata dal gruppo di Bruno Rossi, che fu un importantissimo fisico italiano, poi emigrato dall'Italia a causa delle leggi razziali. Che poi lavorò per il resto della vita negli Stati Uniti. Fisico sperimentale molto importante. E fu il primo con degli esperimenti fatti sui muoni, che sono delle particelle che si trovano, che vengono generate nell'alta atmosfera dei raggi cosmici, con degli esperimenti su cui riuscì a dimostrare che effettivamente la legge di dilatazione del tempo è un fatto fondamentale della natura. Oggi i satelliti che girano sulle nostre teste, tengono conto della legge di dilatazione del tempo, dovuta sia alla relatività ristretta sia alla relatività generale. Quindi è una legge che ha persino delle importantissime applicazioni pratiche per tutti i sistemi di comunicazione di cui oggi facciamo larghissimo, larghissimo uso. Per capire, il perché. Possiamo fare ricorso a un semplice, ecco brevemente in un minuto, a un esempio dovuto ad Einstein stesso, un esempio bellissimo secondo me. Immaginate un orologio fatto così. Avete un orologio che funziona con la luce che rimbalza fra due specchi. Ogni tic dell'orologio è un viaggio completo della luce, andata e ritorno. Bene. Se l'orologio è a riposo, bene, misurerà il tempo con questi tic. E noi supponete di avere una siffatta clessidra, diciamo, sul tavolo. Passa il vostro amico in bicicletta. Cosa vede? Il vostro amico in bicicletta è un tipo curioso e si ritiene fermo. Quindi vede voi che vi muovete. Ha diritto di ritenersi fermo? Purtroppo sì, cioè, per il principio di relatività è il suo diritto ritenersi fermo e pensare che siamo noi. No, muoverci. Questa è l'idea di fondo galileiana e poi einsteiniana. Allora, che cosa vede lui? Lui vede il nostro orologio che si muove, vede noi sul tavolo, sulla nostra scrivania, che ci muoviamo con tutta la scrivania, con tutta la stanza, e l'orologio stesso che si muove. La luce farà un percorso di questo tipo, andata e ritorno. E siccome però la velocità della luce è la stessa per tutti gli osservatori, perché è sempre C, per qualunque osservatore inerziale, e quindi anche per il nostro amico in bicicletta, che può ritenersi fermo, persino ritenersi fermo, siccome la velocità della luce è la stessa per il secondo postulato della relatività, vedete che la luce fa un percorso più lungo alla stessa velocità. Facendo un percorso più lungo alla stessa velocità ci metterà un tempo maggiore. E questo è un bellissimo esempio con cui Einstein ci spiega il perché della dilatazione del tempo. Io vi ringrazio per l'attenzione, passiamo alle domande, direi, ho finito. Grazie, grazie professore. Guardi, le segnalo queste Sì. domande. Una è di Maria che le chiede se vi sono testi divulgativi su questi argomenti, cioè su relazione tra geometria e fisica. E Paolo invece che le chiede se un consiglio, insomma, oltre a GeoGebra, sia del materiale da consigliare video con animazioni o rappresentazioni di situazioni reali.
Allora, cominciamo con la domanda di Maria. Maria, divulgativi forse esistono, ma io... allora, io per la relatività consiglio di leggere Einstein. Ecco. Normalmente però Einstein, presenta le cose non esattamente nel modo in cui, ve le ho presentate adesso io, tant'è vero che... insomma, a me piacerebbe che queste cose potessero un pochino diffondersi, nel senso che qual è la fonte di questo webinar? In realtà la fonte sono testi universitari, persino testi di più di fisica teorica, non so come dire. Spesso questi testi sono presentati con un linguaggio giustamente di livello universitario. L'idea mia proprio per approfondire questo argomento, è stata quella di prendere i concetti fondamentali, che sono concetti non facilissimi, ma secondo me accessibili a uno studente, a un ragazzo motivato e intelligente di quinta liceo che abbia già studiato la relatività, prendere questi concetti e renderli appunto fruibili da uno studente. Letteratura divulgativa, probabilmente qualcosa in giro c'è. Io però non, ecco, non saprei rispondere a questa domanda. Vi chiedo scusa, ma non sono in grado di consigliare un testo divulgativo sulla relazione fra geometria e fisica finché parliamo di relatività ristretta. Ci sono testi invece, e come, quando si parla di relatività generale, cioè quando si parla di curvatura dello spazio-tempo, allora ci sono tantissimi testi. Oddio, forse qualcosa ci può essere, ecco, non lo so però se... mi viene in mente un libro di Kip Thorne che mi è capitato di leggere. Però adesso non mi viene in mente, non mi vengono in mente gli estremi. Però era un libro in cui la relatività ristretta interviene marginalmente, era un libro più sui buchi neri, sulla curvatura dello spazio-tempo. È un libro molto bello, ma più sulla relatività generale. La relatività ristretta compare all'inizio, ma in maniera abbastanza marginale, insomma. Per quanto riguarda, ecco, vi deludo su queste domande, temo di dovervi deludere. Vado a consigliarci gentilmente del materiale video con animazioni o rappresentazioni di situazioni reali al di là di GeoGebra. Allora, questo materiale esiste senz'altro, si trovano sicuramente cose di questo genere sul web, però io in questo momento non saprei dirvi dove. Insomma, l'idea mia, per quello che riguarda gli approfondimenti di relatività, non è tanto quella di... Allora, si possono approfondire le cose in tantissime direzioni. Vanno benissimo le animazioni, vanno benissimo anche quei problemi che talvolta si danno agli studenti con le aste che si contraggono, che si piegano, che sono estremamente interessanti anche quelli. Quindi va bene tutto, che ogni cosa va benissimo e la richiesta di Paolo è giustissima. Però io mi sono concentrato di più in questo tentativo didattico sulle questioni concettuali, appunto. E le animazioni in questo momento non saprei dire, anche se sono certo che esistono. Se uno va a cercare un po' sul web, trova sicuramente delle cose. Mi viene in mente Tullio Regge, una cosa di Tullio Regge, che avevo utilizzato anni fa, una specie di filmato con dei cartoni animati. Che era stato pensato da un grande fisico italiano, purtroppo scomparso, che si chiamava Tullio Regge, ed era veramente bello, però non saprei darvi gli estremi di questo filmato. Provate a cercare sul web, che magari se cercate Tullio Regge potreste trovare delle cose interessanti.